condividere un riverente pensiero e con quanti hanno lasciato la vita combattendo sui vari fronti e soprattutto con i militari e i civili barbaramente massacrati nei vari campi europei di sterminio o nei lagri nazisti con i forni crematori. Brevemente, in questo giorno della memoria voglio rendere testimonianza dell'eccidio dell'intera divisione Acqui, dalle quali mi onoro di averne fatto parte, venuto dopo l'8 settembre 1943 nell'isola di Cefalonia e di Corfù. I tedeschi, ricevuti il rifiuto di consegnare le armi, ci attaccarono prontamente dal cielo, da terra e dal mare. La divisione Acqui, lasciata sola, senza aiuto, dopo aver combattuto eroicamente, vista l'impossibilità di continuare la lotta, si è arresa. I reparti italiani, pur avendo deposto le armi, con le braccia alzate in segno di resa, venivano indiscriminatamente e vigliaccamente trucidati e i loro corpi barbaramente fatti oggetto di scempio. In questo tragico e orrendo episodio furono massacrati 10.250 militari dell'esercito, della marina, dei carabinieri, della guardia di finanza e tanti civili greci e italiani. A diverse centinaia di soldati, tra cui io e Angelo Emilio, fu riservata la sventura delle deportazioni nei campi nazisti della Polonia e Bielorussia, condividendo così le tragedie della Shoah e dello sterminio di milioni di innocenti. Grazie del pensiero a tutti i componenti del Comitato Promotore. Viva l'Italia! Grazie!